Abbiamo iniziato con le gare. No, non si può dire questo. Stiamo però, scherzando. Stiamo scherzando. Ma cavolo, ma porca miseria, l'uomo dei numeri qual è? Adesso io la do. Bene. Il bello è che ha detto anche il nome del dottore. Perché Sanremo è Sanremo. La peggior conduzione della storia del festival. Nel 1989 Pippo Baudo, uno dei conduttori più longevi della storia di Sanremo, non presenta il festival. La produzione Rai ha pensato bene di affidare la conduzione di quell'anno ai cosiddetti figli d'arte, che si rivelarono senza arte né parte. Si tratta di Rosita Celentano, Gianmarco Tognazzi, Paola Dominguen, figlia di Lucia Bosé e quindi sorella di Miguel, Danny Quinn, figlio di Anthony Quinn. La presentazione del festival fu un disastro, con i presentatori che non ne azzeccano una, sbagliando continuamente cantante o titolo della canzone da presentare. Facciamo? Adesso c'è? C'è? Mi dici te? Ah, ci colleghiamo con la serie. Sì, sede, con la serie. Con la sede. Bene, sì, dimentico tutto. E oggi e domani? E questa sigla ci è sembrato un doveroso omaggio a... Domenico Modugno, scusate. Una gaffe dopo l'altra che portarono i figli d'arte nella storia di Sanremo. Disastro. Il forfè di Elton John. Pippo Baudo conduce per l'ennesima volta il festival nel 1995, accompagnato questa volta da Anna Falchi e Claudia Coll. I tre sono pronti ad accogliere Elton John, fermento sul palco e tra le poltrone del pubblico, tutti aspettano questo straordinario artista. Poi la spiacevole notizia annunciata da Baudo. Questo grande artista è arrivato a Nizza stasera alle 9, poi ci ha fatto chiamare e ha detto non voglio più venire, ha ripreso l'aereo e se n'è tornato a Londra. Si tratta di Elton John. Siccome noi la festa gliel'avevamo già organizzata in onore suo, della sua arte, siamo più gentleman di un gentleman inglese. Noi soffiamo le candeline lo stesso per una lunga vita artistica di grandi successi e mi auguro di grande puntualità per Elton John. Sebastian Gentilin, il numerologo impazzito. Sanremo 2011, presentatore Gianni Morandi. Sala stampa, l'improvvida sortita di un consulente di Rai Trade da origine al dramma. Chiamato in causa dai giornalisti, il tecnico rivela incautamente che la classifica parziale ottenuta con telefonate ed sms vede in testa Roberto Vecchioni. Apriti cielo. Vi do intanto le classifiche. Ieri sera al televoto per i big ha dato vincente Vecchioni. No, non si può dire questo. Stiamo però, scherzando. Stiamo scherzando, c'è in corso tutto, non si può assolutamente dire questo. Devi si solo dare il numero zero. Totale dei voti. Tu devi dare il totale dei voti. Non che si sono dice arrivati, questo perché falsi la gara, eh. Va bene. Allora, 182. Ma cavolo, ma porca miseria, l'uomo dei numeri qual è? 182.000 voti. Ma chi davvero pare provato dall'increscioso episodio è il direttore artistico Gianmarco Mazzi. Egli si scaglia contro il malcapitato Gentilin. Televoto dava Micaela prima e secondo Goloazzi. Ieri, Goloazzi. Goloazzi. Scusate, bisogna darle... Scusate, io so che sono molto puntiglioso su questo e rischio anche di essere antipatico, però non si possono dare così i dati. Io adesso so di non poter chiedere, di far finta di non aver sentito perché sarebbe... Però non è stata fatta bene questa cosa, io devo veramente lamentarmi nei confronti di Rai Trade perché avete detto una cosa che rischia, comunque vadano le cose, di o danneggiare, qualcuno verrà danneggiato da questa cosa. È stata sbagliata questa cosa, non doveva essere detta così. Pippo Baudo e Benigni. Gli ingressi di Roberto Benigni al Festival di Sanremo sono sempre stati plateali e a molti è rimasto il ricordo delle volte in cui l'attore di fronte a un malcapitato Pippo Baudo mise in imbarazzo il conduttore della kermesse toccando le sue parti intime in diretta televisiva tra le risate del pubblico. Io voglio brevi manuta, no, mi devi, possiamo, no, mi devi dare la soddisfazione. Non possiamo farla, dai, dai, dai. No! Madonna! No! No!
Sull'episodio in seguito si espresse lo stesso Pippo Baudo, che dichiarò di essersi trovato in difficoltà soltanto con Benigni. Ho scoperto una cosa strepitosa. I capelli sono veri e il pisello che è finto. L'ho visto! È finto! Sanremo 2015, Arisa. Scusate, sono sotto anestetico. Exploit comico della cantante Valletta Arisa, che dopo aver sbagliato a leggere il gobbo con il testo di introduzione per Annalisa sul palco del festival, racconta a Carlo Conti di essere sotto anestetico. Come un anestetico? Un anestetico, sai, di quelli, lo faccio per farti... L'avrà dato un antidolorifico. Un antidolorifico. Chiama e rispondi, Arisa. Un anestetico antidolorifico non è la stessa cosa. Andiamo avanti con la presentazione. Va bene, però ve lo consiglio a tutti. Sanremo è Sanremo. E voi ve la ricordate questa caduta? Provate a indovinare scrivendo la risposta nei commenti. Prima però, se il video vi è piaciuto, mettete un bel like ed iscrivetevi al canale.